Cari bamboni, bentornati su queste pagine. Oggi parliamo del film The Grand Seduction, La Grande Seduzione, diretto da Don McKellar con Brendan Gleeson e Taylor Kitsch. Allora, torniamo indietro al 1973. Clint Eastwood, regista allora quarantenne, si cimentava dopo la sua prima regia, Brivido nella notte, alla prima regia di un film western, ossia Lo straniero senza nome, che noi abbiamo visto in Blu-ray qualche anno fa. Qui lo vedete nell'edizione pubblicata da Universal, tra l'altro un ottimo restauro. Allora, perché citiamo il film del 73 di Clint Eastwood, che magari voi conoscete col titolo originale High Plains Drifter, cioè Lo straniero degli altopiani. Allora, la particolarità e la comunanza che ha Lo straniero senza nome con il film The Grand Seduction è che sono entrambi ambientati in una cittadina nei pressi di un lago, una cittadina dimenticata, priva di originalità, che però è in balia di ribelli. Quando Clint Eastwood, che è appunto uno straniero, un pistolero solitario, non inclina le confidenze, arriva in città e dimostra, mentre è dal barbiere, che è molto abile con la pistola, la cittadinanza decide di eleggerlo alla carica di sceriffo per farsi difendere da questi briganti che appunto arriveranno in città. In un gioco di menzogne e sotterfugi sociali, Clint Eastwood decide di far pitturare tutte le abitazioni della città di un colore rosso fuoco e cambia il nome della cittadina da Lake a Hell, cioè inferno. Ma non solo, decide di eleggere sindaco un nano storpio e deforme. Quindi quello che scopriremo man mano che il film andrà avanti è che Clint Eastwood in realtà è uno sceriffo in cerca di vendetta che abbandonerà la cittadinanza proprio nel momento del bisogno. Ora, che cosa hanno in comune High Plains Drifter, Lo straniero senza nome, con The Grand Seduction? Il fatto è che sono entrambi ambientati in una cittadina dimenticati da Dio. Nel caso di The Grand Seduction siamo a Ticolead, una cittadina nella provincia canadese di Terranova e Labrador, una cittadina portuale che viveva di pesca ma ormai vive solo grazie ai sussidi governativi. Come dice Brendan Gleeson nel film, i sussidi governativi durano per 15 giorni, ma è la vergogna di aver perso il lavoro che dura fino a fine mese. Questa cittadina di 120 persone devono assolutamente trovare un medico. Se troveranno un medico, riusciranno a riavere nella propria città un'industria per lo smaltimento dei rifiuti petroliferi. Questa industria riuscirà a ridare una dignità alla cittadinanza e naturalmente creerà dei posti di lavoro. Quindi gli obblighi essenziali sono due: trovare un medico che decida di restare in questo posto molto carino ma dimenticato da Dio, lontano dalla città, e la seconda condizione è quella di trovare una ingente tangente per corteggiare gli industriali e convincerli a costruire questa nuova industria a Ticolead. The Grand Seduction è un remake di un film a sua volta canadese girato nel 2003, ispirato al romanzo La Grande Seduzione di Ken Scott. Nel 2003 il film era stato girato in lingua francese, ora nel 2013 è stato appunto girato in lingua inglese ed è stato presentato nel 2013 al Toronto Film Festival ed è stato accolto dalla critica in modo positivo. Allora, la vicenda è più o meno questa. Il primo cittadino di Ticolead decide di trasferirsi a St. John perché ha trovato un impiego. Il suo nuovo impiego è quello di essere un controllore all'aeroporto di St. John. Quando scopre che un chirurgo ha una dose di cocaina nella valigia, decide di ricattarlo imponendogli un mese di prova come medico a Ticolead. In assenza del primo cittadino, Murray, che è interpretato da Brendan Gleeson, si elegge sindaco e quindi attua un piano ben congeniale per corteggiare il medico e assicurarsi che possa rimanere in questa cittadina. Quindi Paul, interpretato da Taylor Kitsch, il medico, ha una certa passione per il cricket ed è anche un abituale fruitore di cocaina.
così la cittadinanza costruisce un campo di cricket. Odiano il cricket, gli piace molto l'hockey, ma da quando il medico è nella cittadina, al bar non si guarderà più nessuna partita di hockey, si guarderà solo il cricket, così come spargeranno dei soldi sul pontile, facendo credere al medico che è molto fortunato perché ogni sera riesce a trovare un bigliettone da $5, così come evaderanno la sua privacy e così scopriranno, intercettando le sue telefonate in casa, che in realtà lui è sì fidanzato, ma lei non viene mai a trovarlo, e quindi loro ipotizzano che la loro relazione sentimentale sia fragile. Così, sempre Brendan Gleeson chiede alla ragazza più affascinante di Tico Led di corteggiarlo e convincerlo a tornare, ma la menzogna prima o poi dovrà comunque venire a galla, perché il film si pone questa domanda: può una cittadina di 120 abitanti fingere per tutta un'eternità per convincere il medico a restare e assicurarsi un posto di lavoro? Oppure è più facile rivelare l'identità al medico e scoprire se lui si era veramente affezionato a questa brava comunità di persone? È un peccato che Grand Seduction sia stato distribuito solo in DVD da Sony Pictures, perché la fotografia sicuramente meritava una visione in alta definizione. A parte questo, come abbiamo detto prima, è un film uscito in sordina che magari meritava una pubblicità più presente. Comunque vi consigliamo l'acquisto del DVD e naturalmente vi consigliamo la visione, è un film sicuramente godibile. Nelle immagini seguenti troverete le nostre ultime produzioni, quindi il video dedicato allo spettacolo di Interstellar in 70mm, la nostra analisi del trailer di Jurassic World e l'analisi dell'Extended Edition in Blu-ray e Blu-ray 3D dell'Hobbit, la desolazione di Smaug. Alla prossima!